nostri siete voi. Grazie dell'invito. Io sono oggi felice di rappresentare la Regione Liguria insieme al consigliere Tiana, perché ritengo che sia importante che manifestazioni che vengono organizzate con grande passione, soprattutto, ma anche con grande sforzo da parte dei territori, abbiano un riconoscimento ufficiale da parte dell'ente che sovrintende a tutto il governo della Regione Liguria. Come assessore al turismo potrebbe sembrare la mia presenza superflua, visto che è un evento che è più collegato al commercio e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Invece ritengo che proprio i prodotti del territorio e il fatto che un'intera valle si faccia rete per promuovere il suo territorio sia alla base di quello che ci possiamo aspettare nel prossimo anno dall'offerta turistica della Regione Liguria. Viviamo in un momento in cui sinceramente e sicuramente la globalizzazione negli ultimi 10 anni ha fatto sì che viaggiatori e turisti italiani e non italiani abbiano avuto la possibilità di viaggiare per tutto il mondo. Abbiamo avuto anche dati confortanti quest'estate di ritorno invece di visita sul territorio e di voglia, soprattutto nella nostra Liguria di Ponente, di riscoprire quelle che sono le tradizioni e le tipicità dei vari territori. E proprio l'Expo della Valle d'Aosta va incontro a questo desiderio di scoperta non solo delle tipicità ma anche delle eccellenze, ma il fatto che sia quest'anno strettamente legata al prodotto oleario e strettamente collegata ai pranzi, alla cena, alle scottate dei prodotti tipici della Valle d'Aosta, non può che lanciare un segnale di attrazione turistica attorno a cui certamente lavorare per la crescita negli anni successivi. Abbiamo avuto la riprova quest'estate girando anche con il consigliere Piana per le vallate bellissime della nostra provincia, di come alcuni appuntamenti tipo la festa della cucina bianca di Vendatica, ma anche altre, io dico sagre,